Sarete sorpresi dallo scoprire come diventa facile recitare un dramma e una commedia dopo aver fatto un'esperienza sul lavoro del clown. Il cosiddetto senso della verità ne uscirà rafforzato. La pratica del clown vi insegna a credere in qualunque situazione e risveglia in voi quell'eterno fanciullo che esprime l'estrema semplicità e la sincerità propria di tutti i grandi artisti. Ad affermare ciò e a dare agli attori di prosa il consiglio di osservare da vicino la recitazione clownesca e di apprenderne le tecniche era Mikhail Chekhov, nipote del più famoso Anton Chekhov, allievo di Stanislavski che divenne poi uno dei più grandi attori russi. Allora, Retroscena vuole seguire il consiglio del maestro russo e proporvi ora una carrellata di meraviglie e di stupori con artisti e compagnie teatrali che hanno messo il loro ingegno al servizio del clownerie e dell'arte circense più in generale. A dare il via a questo viaggio che risveglierà il fanciullo che è in voi, quello che per me, e non solo per me, è stato il maestro. Se David Larible è il numero uno, ebbene lui è l'archetipo. Signore e signori, Slava Polyunin, e non solo. Per me il teatro è come una cavalcata di carnevale, come l'infinito. C'è di tutto, la felicità, la paura, ogni sentimento. È il mio modo di avvicinarmi al cielo. Basterebbero queste poche parole per suggerire la grandezza di uno spettacolo considerato un classico del teatro del XX secolo, un tuffo nella poesia, magia, fantasia e frenesia ludica che raramente capita di vivere frequentando i teatri d'Italia. Non si tratta di un commento iperbolico, né di un facile entusiasmo post-natalizio. È piuttosto un giudizio pacato, maturato dopo aver fatto sedimentare e decantare per 15 giorni un'irrefrenabile, focosa e contagiosa euforia. D'altra parte, il responsabile di tale ammirevole artificio è un certo Slava Polyunin. Classe 1950, nato a Novosil, un piccolo e sperduto paesino russo, è cresciuto a pane e mimo con maestri come Chaplin e Marcel Marceau e ha sottoposto il suo corpo alla ferrea disciplina del lavoro sull'attore, secondo gli insegnamenti dei grandi talenti russi, da Stanislavski a Grotowski. Un artista che ha definito se stesso, citando Dostoevsky, idiota espressivo, mentre tutti lo acclamavano come il più grande clown del mondo, il numero uno nella sua arte. Un'arte difficile da riassumere, che sfugge a qualunque definizione univoca, come ben sintetizza Slava nella sua metafora della mela. Se prendiamo una mela, un bambino dirà che è molto buona da mangiare, un bruco dirà che è la sua casa, ed Eva dirà invece che è molto seducente. Pertanto non si può vedere la mela da un solo punto di vista. Qui, in questo spettacolo, ci sono le risate per i bambini, le lacrime per le vecchiette e le novità per i giovani. Ma la nostra smania analitica ci suggerisce comunque un leitmotiv nello spettacolo, il gioco dei contrasti. C'è paura, disorientamento, che sfociano però in gioia incontenibile, trovate poetiche che nascono e muoiono fino a sciogliersi in un movimento di danza lenta da plantigradi. Uno spettacolo che rivoluziona il circo e travolge il teatro, con la platea che mareggia, sobbalza, urla, un pubblico ostaggio di Slava e dei suoi clown, ma soprattutto prigioniero di una fantasia ascesa al potere. Spettatori imbrigliati in una ragnatela che cresce, si gonfia e dilaga, o incantati da una nevicata che può essere dolce e leggiadra come un abito da sposa, o terribile, spaventosa e irruente come la bufera del finto finale.
dopo la tempesta arriva la quiete? No affatto. Palloni enormi dal diametro di 2 metri invadono la platea, volteggiano, precipitano in un gioco a rimbalzo che sembra non finire mai. E lui, Slava, l'artefice di questo ribaltamento dionisiaco, a godersi, stavolta da spettatore incantato, l'esaltazione di grandi e piccini. E quando gli chiediamo impunemente di salutarci con un gesto da clown, lui ci dà una lezione di vita con un semplice e umile «mi vergogno», seguito dalla sua innocente e struggente risata. Bellissimo! Grazie. Bellissimo! Molti complimenti di nuovo, grazie. Sembra che canti, ma in realtà ha solo una perfetta padronanza del playback. Sembra che si cambi d'abito ogni 2 minuti, ma in realtà fa solo uso di sagome di carta in rapida sequenza. Sembra un recital di divi mondiali, ma in realtà sono caricature. Insomma, Ennio Marchetto, chi è e che fa? Sono un cartone animato vivente, semplicemente. Buonasera a tutti, benvenuti all'inaugurazione di questa nuova barberia. È una piccola barberia a conduzione familiare. Vedo che siete molto numerosi. Siamo quasi pronti e cominciamo con una piccola festicciola.
Thank you.